Ciao ragazzi, come va? Come state? Tutto bene? Ben ritrovati sul mio canale. All detersivi, sono appena tornata. Ho qui due sacchettoni di Francis, uno qui sotto il tavolo per mostrarvi quello che ho preso di detersivi per i pavimenti, bucato, insomma quant'altro. Quindi comincerei subito col mostrarvi. Allora, la prima cosa che fuoriesce ho preso questi rotoloni tipo Scottex Casa. Allora, sono Vit asciugatutto rotoli, dovrebbero essere profumati, se non ricordo male. Prezzo magico, speciale trama assorbente, comunque sono belli grossi, quindi questi durano un bel po'. Poi ho preso, visto che si è avvicinato il tempo delle zanzare, maledettissime zanzare, ho preso la presa, quella che si mette nella corrente con il liquido, questa qui di Benagal, e ho preso anche le piastrine, questo qua, 30 piastrine per il fornetto, che adesso cominceremo a posizionare in casa perché stanno iniziando le zanzare. Poi ho preso questo prodotto qui, Smuffer, l'antimuffa per rimuovere e prevenire muffe, alghe, muschi e licheni. Praticamente mi sono accorta che in alcuni punti il tetto si sono formate delle macchioline di muffa. Allora voglio andare a rimuovere queste macchioline di muffa ed evitare che se ne formino di altre. A volte la condensa, magari quando si fa la doccia ci dimentichiamo magari di aprire la porta e quindi si crea troppo vapore nei bagni, è un po', diciamo, la croce, questo discorso della muffa, e quindi ho voluto prendere questo prodotto. Questo specificatamente l'ho preso da Acqua e Sapone ed è costato circa 4,90 euro. Sì, però mi ha assicurato l'efficacia, e quindi lo provo e poi magari vi faccio sapere come mi sono trovata. Poi ho preso uno di questi mochi qua, questo qua è quello della Lidl, il V5. L'ho preso per fare i balconi perché io ne tengo uno solo ed esclusivamente per i balconi, e lo straccio invece per casa. Quello per i balconi era ridotto ai minimi termini e quindi ne ho preso un altro nuovo. Poi ho provato, cioè io quando l'ho visto ho detto no, questo lo devo prendere, buono, non buono, pulisce, non pulisce, lava, non lava, lo devo prendere. Ta-da! Il bellissimo Alba Pavimenti Rosa. Non chiedetemi perché ne manca questo qua, cioè non lo so ragazzi, io o evaporano o li usano nei negozi, io non ve lo so dire, cioè fatto sta che ne manca quasi un tappo, ma io praticamente l'ho semplicemente aperto e preso quanto mezzo tappetto, così un mezzo tappettino da provare perché tanta era la curiosità di vedere. Vabbè, il profumo è buonissimo. E quindi questo Alba Pavimenti, vi dico subito che ha il gusto rosa e vaniglia. Ed è un formato da 1250 ml, adatto per cucina, bagno, pavimenti e tutte le superfici lavabili. Quindi Alba Rosa, guardate che bella punta di rosa, cioè non potevo non prenderla. E primo sacchetto finito. Poi ho qui quest'altro e vi faccio subito vedere. Ho preso questo qui, il detersivo della Lidl, il V5, che è uno spray mousse che candeggina e sgrassatore. Sgrassa e macchia, formato da 750 ml ed è adatto sia per la casa che per il bucato. Questi prodotti a marchio V5 della Lidl io li ho provati svariate volte, e con alcuni mi trovo bene, con altri no, però questo ne ho sentito parlare anche qui su YouTube, e quindi ho deciso di prenderlo per provarlo. So, guarda come si adatta anche bene alla maglietta, quindi questo qui è sgrassatore. Poi ho preso il Prill. Questo qui, che è tutto in uno gel ed è un brillantante al limone per la lavastoviglie, è adatto fino a 38 lavaggi, fino a 2 mesi di piatti
puliti. Ho voluto provare quello perché, infatti, tornando al discorso che dicevo prima, con quello della Lidl, il brillantante, insomma, le cose non vengono fuori abbastanza lucenti. Invece, questo di Brillo che ho utilizzato anche le tabs, mi sono trovata bene, quindi vediamo anche col brillantante come va. Per quanto riguarda i detersivi, invece, per il bucato, ho preso il Monamour. Questo qui è il nuovo Monamour, detersivo extra profumato ed è il Fresh Blue, 26 lavaggi. Vedete, questo qua è il formato, quello nuovo. Il profumo è buonissimo, non vedo l'ora di metterlo all'opera per vedere se appunto resiste. Quindi detersivo per lavatrice, ammorbidente Dexal, io questo qui lo amo, tutti quelli con il colore blu hanno una profumazione davvero fresca e persistente. Questa è dolcezza classica, bucato, morbido e profumato, Dexal ammorbidente da 1,5 litri, pagato veramente una sciocchezza. Per contrapporlo naturalmente al Vernelle, e quindi stiamo parlando di Vernelle Blue Oxygen ammorbidente concentrato fino a 140 giorni, sono 52 lavaggi. Vedremo un po' di metterli a confronto entrambi, quale fra i due. Questo promette 27 lavaggi, questo ne promette 52. Andremo a vedere se sarà così. Per ultimo, invece, ho voluto prendere questo prodotto qui, il Formil. Aspettate che non mi vedete più. Allora, additivo concentrato igienizzante universale per un'igiene sicura del bucato già a 20 gradi, quindi un lavaggio a freddo. Praticamente è un concentrato che andate ad aggiungere nel vano detersivo della vostra lavatrice, va ad igienizzare il bucato, quindi è un additivo, lo potete tranquillamente aggiungere. Vi farò sapere come mi trovo perché, appunto, essendo un concentrato, io penso che ce ne vorrà poco e dovrebbe durare un bel po'. Questo è 1,5 litri di prodotto, l'ho pagato non più di 2 euro e quindi vi farò sapere come mi trovo. Questo è il mio haul detersivi, questo era lo scontrino di acquistapone, finito e nulla. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!